una canzone che parla di qualcosa che più dolce secondo me al mondo non esiste, che è il sorriso di un bambino. Sì, certo. Poi tanti auguri perché so che l'hai dedicata a tuo figlio Tobia, sì, quindi grazie. Ancora più bella. Com'è possibile che ti hanno definito il dannato del Festival di Sanremo? Porti una canzone così, dannato. In realtà la mia vera domanda è questa, ma meglio da solo al Festival di Sanremo o insieme alle Vibrazioni? Ma allora, il festival in realtà pensavo potesse essere, da solo potesse essere in realtà molto più, no, aggressivo come impatto stando da solo su quel palco. In realtà mi sono reso conto che su quel palco stare da solo ti responsabilizza meno, perché non è responsabilità degli altri, come dire, sei con un gruppo e comunque è sempre responsabilità di tutto quello che fai anche per altre persone che sono con te. In questo caso mi sono sentito veramente molto sereno a mio agio, incredibilmente, anche contro le mie aspettative, devo dire. E quindi, insomma, sto bene, lo sto vivendo molto bene, serenamente in realtà, mi sto divertendo, anche perché nella mia testa c'è, sai, prendo in affitto per 3 minuti e mezzo quel palco ed è mio e posso fare quello che voglio, la vivo un po' così. Poi per quanto riguarda il dannato, il papà, insomma, eccetera, eccetera, diciamo che mio figlio ha un papà che sicuramente ha avuto una vita intensa, con i pro e i contro che può darti una vita intensa come la mia, ricca di grandi emozioni, di successi, ma anche di, insomma, problematiche non indifferenti, che comunque sono la vita e ognuno ha. La canzone è coerente con questo, insomma, con questo voler vivere, cioè l'affrontare anche le difficoltà, anche quelle più tragiche, comunque con forza di spirito, proprio perché il sorriso è una cosa molto importante, ma in ognuno di noi saper prendere le cose con un sorriso, vederle in un bambino e poterlo far sì che lo mantenga questo sorriso è importante, perché diventerà un uomo, diventeranno donne e avranno un sacco di momenti difficili dove il sorriso verrà meno, però insegnargli ad avere forza a mantenerlo, questo è il senso della canzone. Poi insomma uno fa comunque. Grazie.